ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Dopo la doppia trasferta in terra abruzzese che ha fruttato ben 6 punti, la squadra del Tolentino si ritrova a giocare sul terreno amico del Della Vittoria. Nuovo derby marchigiano, di fronte il Fano alla ricerca più che mai di punti per sistemare una classifica molto ma molto insidiosa. Mister Mosconi schiera la squadra con il consueto 3-5-2, ma cambia qualcosina rispetto alla trasferta di Vasto. In avanti viene schierata la coppia Zammarchi-Cicconetti, linea mediana con Severini, Miccoli, Stefoni, Bartoli e Capezzani, mentre nel reparto difensivo dal primo minuto Salvatelli, Bonacchi e Nonni. In panchina, oltre a una miriade di under, Mosconi porta Padovani, Tortelli e Strano. Sul settore granata invece mister Catalano mette in campo un 3-4-3 con in porta Alberto Olivieri al posto di Zafestas. Dopo 9 minuti è il Tolentino a farsi vedere con Nonni che, visto Olivieri fuori da propri pali, prova a superare l'estremo ospite con un pallonetto, ma questa volta la mira non è l'alleata migliore del difensore di casa. Un minuto più tardi, su capovolgimento di fronte, sono gli ospiti a reclamare per un presunto contrasto in aria tra Salvatelli e Variale, ma la direttrice di gara Menicucci fa proseguire. Al 12esimo ancora la squadra di casa, Capezzani prova un diagonale che viene respinto, Stefoni prova ad avventarsi sul pallone senza però centrare il bersaglio grosso. E siamo al 16esimo, questa volta è Severini, dopo essersi liberato di un avversario, a provare la conclusione che però si spegne sul fondo. Al 24esimo continua a spingere il Tolentino, ripartenza, 3 tocchi del pallone, sfera sui piedi di Cicconetti, conclusione di prima intenzione che però non porta all'esito sperato. 2 minuti più tardi la difesa cremisi si fa sorprendere, ma Zandri al momento del tiro in porta viene anticipato. Al 29esimo è provvidenziale l'uscita di Bucosse dalla propria area di rigore a chiudere una veloce ripartenza ospite. Alla mezz'ora un'altra conclusione non sfruttata a dovere dagli uomini di mister Mosconi. Capezzani, ben sistemato in aria, è troppo lento però nei movimenti per la conclusione risolutiva. La prima frazione si chiude con un tiro piazzato in favore dei padroni di casa, ci prova Capezzani, ma Olivieri ferma senza alcun sussulto. E siamo alla ripresa, subito un cambio in difesa per il Tolentino, dentro Strano al posto di Nonni. E dopo appena 40 secondi Capezzani appoggia all'indietro per Cicconetti, che prova la stoccata istantanea, sfera che finisce nuovamente sul fondo. Un minuto più tardi ancora il numero 9 locale è bravo a liberarsi di un avversario, mette al centro, smanaccia Olivieri, ma nessun giocatore è bravo ad approfittarne. Al 12esimo, sul filo del fuorigioco, Variale recupera il pallone, Salvatelli va a contrastare irregolarmente, calcio di punizione da posizione più che ghiotta, batte Carcallis, palla che passa tra un nugolo di gambe e alla fine finisce alle spalle di Bucosse, vantaggio ospite. Mister Mosconi getta nella contesa anche Ettore Padovani al posto di Cicconetti e proprio il neo entrato al 20esimo, servito da una pennellata di Miccoli, a mancare il bersaglio con l'inzuccata che si spegne sopra la traversa. Al 32esimo doppio giallo per Capitan Broso. Fano, che rimane in 10, più che mai arroccata a difendersi. Al 34esimo sono invece i padroni di casa a reclamare per un contatto in aria, da dove Zammarchi viene truccato e spinto da Tergo da un difensore ospite. Trascorre il tempo e nonostante i 5 di recupero il risultato non cambia, 1-0 per il Fano e striscia positiva per i cremisi, che si ferma ad 8 risultati utili.